Regione Toscana, il Consiglio regionale. Geotermia, risorse dai contributi direttamente ai comuni. La proposta di legge, che è stata approvata a maggioranza in Consiglio regionale con 34 voti favorevoli e 2 contrari del Movimento 5 Stelle, prevede che la quota parte delle risorse derivanti dai contributi geotermici e destinate ai comuni sarà loro assegnata direttamente. Lo stabilisce una norma transitoria. Ma il Consiglio ha approvato una legge con una norma transitoria che nel prossimo anno 2022 vedrà i contributi derivanti dall'attività geotermica trasferiti direttamente ai comuni, in quanto COSVIG ha in atto un percorso per trasformarsi in società in house della regione. Come sappiamo, la regione ha investito in COSVIG, ha aumentato la propria quota all'interno della società per farne una vera e propria agenzia di sviluppo delle aree geotermiche. Abbiamo da mettere a punto questo aspetto formale, poi dall'anno successivo, dal 2023, le risorse provenienti dalla geotermia saranno nuovamente attribuite a COSVIG, che le investirà sulla base dei progetti. Allora, si è trattato della questione del COSVIG e dei contributi che in questo passaggio mancante per adesso verrebbero versate ai comuni, in attesa che COSVIG diventi un in-house della Regione Toscana. E devo dire che questo argomento è arrivato nella seconda commissione in maniera piuttosto improvvisa, in quanto l'argomento dell'energia atteneva la quarta commissione fino alla scorsa legislatura. E perciò per noi è stato un argomento nuovo e non è stato neanche analizzato all'interno della commissione all'interno della quale io stessa lavoro. E questo secondo noi è un passaggio grave che manca. E soprattutto anche perché bisogna capire quale sarà il lavoro del COSVIG, le attività che faranno, quanto impatterà nel bilancio, perché la geotermia, bisogna dire chiaramente una cosa, c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente, quella bassa entalpia, quella delle piccoli impianti, compresi quelli domestici, e sono sicuramente una grandissima risorsa. E questa va sfruttata. Ci sono quelli invece che fanno geotermia, un tipo di geotermia che è speculativa, che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo. Quella va evitata e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia, perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è, presenta problematiche differenti. In alcuni casi è completamente innocuo anche dal punto di vista ambientale, in altri casi, come sulla Miata, abbiamo visto aver dato anche gravi problemi su cui lo studio in vetta aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto. Quindi prudenza, perché la geotermia è una grandissima risorsa, ma bisogna saperla sfruttare bene, deve essere sfruttata nell'interesse della popolazione e dell'ambiente e soprattutto bisogna molto fare attenzione a dove questa viene praticata. Abbiamo votato un atto sulla geotermia molto importante, seppure un atto tecnico, perché riguarda la possibilità per i comuni di attingere finalmente ai fondi che li riguardano. Sono due ambiti molto importanti nella nostra regione, perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata sono due aree interessate che garantiscono alla nostra regione il 30% della energia sul nostro territorio, e questo potrebbe anche essere ampliato. È chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo, perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024, e se non si riesce a fare una gara magari avere una proroga, sicuramente le concessioni devono avere una continuità, perché questo settore possa andare avanti e anche, perché no, crescere e svilupparsi, visto quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana. Sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante, e ne parlavo anche con il sindaco Bagaggini Piancastagnaio, piuttosto che con il sindaco Ferrini della Castelnuovo Val di Cecina, due aree molto importanti dove devo dire che tutti i sindaci sono uniti. È una battaglia comune anche per noi qui in Consiglio regionale.
Sì, si tratta di una norma che abbiamo accelerato, poiché in particolare sul sistema neve, dove si stanziano 800.000 euro, vanno proprio a compensare quel sistema neve che ha sofferto anche a causa della pandemia per la chiusura della stagione. Quindi queste somme per investimenti serviranno a tutti i gestori, a tutto quel sistema che ha sofferto pesantemente in questi anni. È una somma cospicua che speriamo vada a sollevare le sorti di queste aree e l'abbiamo fatto in modo da poterne beneficiare entro fine anno, altrimenti si sarebbe scavallato poi l'anno. È uno degli aiuti, dei sostegni più grossi di questi ultimi mesi. Insieme a questo si affianca il sistema del design, quindi 150.000 euro che derivano da un accordo nazionale fatto con il Ministero degli affari esteri, con il sistema delle camere estere, con l'Università di Architettura di Firenze, e sono risorse che serviranno per l'internazionalizzazione, quindi individuando un centro che fa da incubatore, una sorta di incubatore per tutte le aziende sull'internazionalizzazione legata appunto al design e al sistema del mobile. L'ultimo ambito in cui abbiamo stanziato le risorse sono circa 230.000 euro, si tratta dei cammini. Erano risorse che erano rimaste parzialmente utilizzate, quindi c'era necessità da parte di molti comuni di avere queste risorse per poter continuare o terminare i lavori infrastrutturali, quindi si tratta sempre di investimenti sui cammini presenti in Toscana. Voi sapete che ce ne sono tantissimi, che sono un settore di grande risposta turistica in questo momento e che sono stati valorizzati in questi anni tantissimo dalla stessa regione. Queste risorse consentono a tanti comuni di poter continuare questi lavori che erano rimasti appunto parzialmente eseguiti. Il Consiglio regionale sostiene il sistema neve del mobile e i cammini regionali. È arrivato nell'ultima seduta del Consiglio regionale lo stanziamento con contributo a fondo perduto per gli operatori del sistema neve che erano stati fortemente danneggiati lo scorso anno per la pandemia. E lo stesso stanziamento prevede anche 150.000 euro per il by design e 237.000 euro per i cammini regionali. La proposta di legge è stata approvata dal Consiglio a maggioranza con ben 29 voti favorevoli e 2 contrari del Movimento 5 Stelle. Oltre 1 milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti, la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato. 800.000 euro è uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile. Il centro sperimentale del mobile di Poggi Bonsi è un'eccellenza ormai a livello nazionale, sarà volano dello sviluppo del design, dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo, con un finanziamento straordinario di 150.000 euro e poi oltre 200.000 euro a favore dei bandi, dei finanziamenti per quanto riguarda la legge sui cammini per quei progetti che i comuni avevano presentato ma non erano stati finanziati. Quindi si tratta di un pacchetto economico di 1 milione di euro sul quale daranno fiato alla nostra economia toscana. Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato in questi mesi, ormai da un anno, un'attenzione particolare alla montagna che ha sofferto tantissimo più di altre zone il lockdown e la pandemia. 2 inverni di fatto chiusi avrebbero troncato le gambe a tutti, nonostante questo la montagna è riuscita ad andare avanti. Ecco, questo contributo aggiuntivo in parte risponde alle sollecitazioni che come Fratelli d'Italia abbiamo mosso in questi mesi e nell'ultimo anno. Pensiamo che si possa fare ancora di più, ma comunque è intanto una prima risposta che viene dalla regione. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica, strettamente legate alla cosiddetta industria della neve, che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività, magari in zone più marginali, che vengono definite montagne soltanto sulla carta, che hanno avuto difficoltà, ma non del 100%, quindi noi vigileremo su quelli che saranno destinatari di questi contributi. Soprattutto cercheremo fin da domani di intervenire sulla regione per alzare i massimali, perché 10.000 euro a impresa sono una cifra troppo piccola per quanto ci riguarda, e quindi cercheremo di intervenire in quella direzione.
Speriamo che arrivi il prima possibile in porto la proposta di legge che come Fratelli d'Italia abbiamo presentato su riconoscere alla Betone Cutigliano il ruolo di capitale toscana dello sport 2022, perché anche quello può essere un importante contributo per uscire nel dopo pandemia più forte possibile. Si è svolta in Consiglio regionale la conferenza stampa di Arezzo Città del Natale 2021. Dal 20 novembre al 9 gennaio, ogni fine settimana, tantissime le attrazioni che scandiranno l'attesa del Natale e accompagneranno l'inizio del nuovo anno. È stata presentata in Consiglio regionale l'evento che 2 anni fa, nel 2019, ebbe un grandissimo successo ad Arezzo e si inizia quindi a parlare del Natale e noi andiamo a sentire la conferenza stampa. Allora, riparte la Città del Natale dopo uno stop di un anno, in cui per ovvi motivi non abbiamo potuto fare quello che avremmo voluto. Siamo alla 6ª edizione della Città del Natale, riparte in pieno, nel senso che con tutte le misure di sicurezza necessarie, previste e doverose, riparte come l'avevamo lasciata nel 2019, quindi con tutte le attrazioni che vanno dal Prato a Piazza Grande, a Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo, con tutte le iniziative con artisti di strada, con installazioni fisse, con il coinvolgimento di associazioni locali, quali sbandieratori, i musici della città di Arezzo. E vediamo di ritornare ai fasti che erano del 2019. I presupposti sono ottimi, le richieste, le prenotazioni sono già piuttosto numerose, anzi molto numerose, quindi siamo molto fiduciosi che, fatto salvo eventuali nuovi e non augurabili sviluppi a livello pandemico, questa città del Natale avrà il suo bel perché. Sì, Arezzo Città del Natale è un evento importante voluto dalla Fondazione Arezzo in Tour e alla quale noi siamo grati, perché ci consente col mercatino di Natale, ormai alla 7ª edizione, di riproporre un'iniziativa di grandissimo richiamo. Arezzo negli anni è cambiata, era una città stanca che soffriva il periodo di Natale, soprattutto la parte alta della città, che era un vero e proprio deserto dal mese di novembre in poi. Con queste iniziative abbiamo spostato gli equilibri della città e adesso la città è vissuta come non è mai stata in precedenza. Quindi è un fatto molto importante che soprattutto in questo periodo post-pandemico dà un segnale assolutamente, assolutamente importante. Abbiamo saltato l'edizione proprio per la pandemia dell'anno scorso e siamo contenti di riportare in città un evento che ha fatto di Arezzo un'attrazione. Ormai Arezzo è inserita a pieno titolo nel circuito dei mercatini di Natale che contano. Siamo arrivati nell'ultima edizione fino a 70 pullman al giorno di gente che in prevalenza dal meridione trovava un po' di Tirolo 300-400 km prima del Tirolo vero e proprio. È uno dei momenti più sentiti per la ripartenza della mia Arezzo. Arezzo Città del Natale è uno dei momenti centrali dell'anno per la comunità aretina, e questo sia perché richiama moltissime persone a visitare questi luoghi così preziosi in questo periodo magico dell'anno, ma anche dal punto di vista delle opportunità che vengono offerte ai giovani in un momento che è difficile anche per risvolti occupazionali, come sappiamo. In questo momento lavoreranno circa 60 ragazzi e anche questo è un dato importante. Posso dire che tutto è stato organizzato ovviamente rispettando le norme sulla sicurezza contro il contagio e quindi c'è stato un riadattamento, ma il cuore delle varie iniziative che ci sono sempre state per la città del Natale c'è. E dobbiamo ancora di più far conoscere la nostra Arezzo, perché è veramente straordinaria. È un'iniziativa molto bella che manda un messaggio di speranza. Al di là delle convinzioni religiose di ciascuno di noi, il Natale significa proprio questo, quella speranza i cittadini e le cittadine ormai sentono forte di una ripartenza, di poter tornare alla socialità, vedere Arezzo che diventa la città dei bambini e non solo, perché poi il Natale è la festa dei più piccoli, è qualcosa di veramente bello e importante. Ringrazio il vicepresidente Casucci per aver voluto che questa conferenza stampa potesse avvenire qui in Consiglio regionale.
regionale. Noi abbiamo da sempre detto che dobbiamo aprire le porte ai cittadini e alle cittadine della Toscana, fare di questo luogo un luogo in cui poter trasmettere anche messaggi di speranza e di opportunità. Ringrazio la Fondazione Arezzo in Tour, ringrazio Confcommercio. Regione Toscana, il Consiglio regionale.